Non l'ha lasciata andare via, eh? È vero già con un piede fuori dalla porta. Secondo me, il vecchio mi odia. Non è l'unico a pensarlo. E lui non è l'unico a odiarmi. Quei criminali ci provano gusto a farci lavorare nel fine settimana. Cosa sa della vittima? È una ragazza. Veniva spesso qui. Ma perché gli uomini non si limitano a uccidersi fra di loro? Ci sono prove? Lasci che le dica che l'ispettore è rimasto sbalordito da tutte le prove che ha raccolto. Immagino. Ma che mi dice di questo omicidio? Stesso modus operandi. Come il burattinaio? Di chi è questo appartamento? Di un certo Jack Dupré, un suo connazionale. I vicini hanno sentito qualcuno litigare qui oggi. Molto interessante. L'avete già arrestato? Per i dettagli deve chiedere all'ispettore, ma credo che adesso sia impegnato. Chi c'è lì? So tutto io. Mandala su. Tornerò più tardi. Eccomi, ispettore. Cosa ci fa qui una bella donna come lei? Dovrebbe godersi le delizie di Parigi, invece di andare a ficcare il naso in tuguri come questo. La ringrazio per la premura, ma ho già fatto una lunga passeggiata a Montmartre. Non ce n'era bisogno. Le invieremo tutte le informazioni che desidera. Beh, visto che sono qui, che ne direbbe di darmi qualche informazione sul sospetto? Certo. È un americano di nome Jack Dupré. Quando è arrivato qui? Diverse settimane fa. Come il suo burattinaio. Dovremo verificare le date. Ci sono prove, impronte digitali. Sì, le stiamo confrontando in questo momento. Chi è la vittima? Jacqueline Lorraine, un'altra ballerina, questa volta del Moulin Rouge. A giudicare dai ganci e dalle corde, anche il suo corpo è stato messo in posa. Era appesa in alto come in un grand jeté, proprio lì dove c'è la macchia di sangue. Sangue? Non sembra opera del burattinaio. Di solito prepara le sue vittime meticolosamente. Beh, stavolta forse è stato più sbrigativo. Lei pensa che questi psicopatici siano delle specie di creature divine, ma a volte perdono il controllo della situazione. So di cosa sto parlando. Ho avuto a che fare con gente simile. E la bambola? Ha lasciato una bambola? No. Molto probabilmente è stato disturbato. Ci sono testimoni? Sì, una donna che vive nel palazzo. Ha assistito all'omicidio? No, ma in ogni caso l'assassino è in mano nostra. Posso essere presente all'interrogatorio? Ci tiene proprio tanto a passare delle ore in nostra compagnia in quelle stanze soffocanti? Sì, ci tengo molto. Beh, a dire il vero, non l'abbiamo ancora preso, ma è una questione di ore. È molto importante per noi. Dobbiamo essere certi che si tratti del burattinaio. Lo sarete. Lo spremeremo come un limone. Posso contare su una sua chiamata come oggi? Ci proverò. Ma è facile dimenticarsi le cose quando si è sommersi dal lavoro come me. Ovviamente potrei anche contattare direttamente i suoi superiori, ma non è lo stesso che parlare con un collega che lavora sul campo. Vede, devo tornare negli Stati Uniti e vorrei portare qualcosa di concreto al mio capo. Vedo che la mette sotto pressione. Capisco la sua premura e insistenza. Sapevo che avrebbe capito. Dopotutto, né io né lei ce ne stiamo comodamente seduti a prendere un caffè in questo momento. Spero che avremo la possibilità di conoscerci meglio fuori dal lavoro. Già, i rapporti professionali falsano le relazioni umane. Prenda il mio biglietto da visita. Un bel disegno, vero? Sì, sì. Grazie. Se non ora, magari la prossima volta? Tornerò sicuramente in visita. Adoro la Francia. Mio padre è nato qui. Davvero? Ah, questo spiega il cognome francese. Mio padre potrebbe parlare della cucina francese e dei vini per ore. Me lo sentivo che non era nata sotto il segno degli hot dog. E io sentivo che lei ha del fiuto. Dimentichi il caso per un po' e vada in un buon ristorante. Si goda la vita, si conceda una bella cenetta. Come vede, non tutti riescono ad arrivare al piatto forte. Posso dare un'occhiata in giro? Non ce n'è bisogno. Questa volta abbiamo controllato ovunque scrupolosamente. Oh no, non intendevo. Le invierò tutti i documenti, ma la smetta di ficcanasare per ora. Mi farà sapere se ci sono delle novità. Mi dia retta, non pensi più al caso per un po'.
Per favore, non tocchi niente! Ho sentito che qualcuno ha visto l'assassino. Sì, la signora dell'appartamento 12, al piano di sotto. Cosa ha detto? Ha incrociato Dupré sulla porta più o meno quando è stato commesso l'omicidio. Vorrei parlarle. È a casa o al commissariato? È a casa, ma è molto spaventata. Come si chiama? Agnès Cruchet. Cercherò di parlarle. Vado da lei. Non so se vorrà parlarle. Buonasera, mi chiamo Nicole Bonnet. Vorrei parlarle un momento. Madame Cruchet, scusi se la disturbo a quest'ora, ma devo parlarle dell'omicidio. Ho già rilasciato la mia dichiarazione. Mi lasci in pace adesso. Solo qualche domanda. Non la conosco. Devo parlarle dello... Mi lasci in pace. L'ispettore Petit è impegnato. Mi ha mandato per farle alcune domande. Mi lasci dormire, ho già i nervi a fior di pelle con quel che è successo. Madame Cruchet, mi dispiace, ma è necessario. Quell'uomo potrebbe uccidere di nuovo. Forse potremmo salvare una vita. Santo cielo! E la mia vita non conta niente? Lei è al sicuro. È riuscita a vederlo. È corso fuori come se avesse fretta di raggiungere la sua amante. L'ho visto solo di schiena. Ma era sicuramente quell'americano. Jack Dupré. Sì, vestito come sempre, stessa altezza, stesso colore di capelli. Ho già detto tutto all'ispettore. Che tipo era questo Dupré come persona? Prima? Era gentile, ma non parlava molto. Faceva fatica a esprimersi in francese. E prima, quando è uscito, ha notato qualcosa di strano nel suo comportamento, a parte il fatto che andava di fretta? Non so. Ah, un oggetto di metallo è caduto sul marciapiede. Forse ha perso le chiavi. Ma non se n'è neanche accorto. Grazie. Buonanotte. Comunque non riuscirò a dormire senza le mie pillole. Non ci arrivo. Senza utensili non riuscirò a sollevare questa gratta di metallo. C'è qualcosa che sporge dalla cassetta della posta. C'è qualcosa che sporge dalla cassetta della posta. Sembra una cassetta degli attrezzi. Potrei trovare qualcosa di utile. C'è una cassetta degli attrezzi dietro di lei. Una cassetta degli attrezzi? Ah, sì. Posso dare un'occhiata? Meglio di no. È di Michel, il tecnico. Va su tutte le furie quando gli toccano le sue cose. Posso aprire la cassetta? Ma glielo consiglio. Michel non sarebbe affatto contento. Mi chiedo se dice qualcosa di interessante. Un vecchio giornale locale. Ha letto cosa scrivono di voi? Davvero? Dove? Qui dice che la polizia brancola nel buio.
Infatti è davvero buio qui dentro. Chissà se è chiusa. Tesori. Cosa stavo cercando? Se non trovo altre prove, almeno avrò qualcosa per conservare i panini. Chiesto di lei, sembrava urgente. Chi era? Credo che fosse americano, ma non poteva aspettare e ha lasciato una lettera. Va bene, la leggerò appena arrivo. Può mandarmi un taxi, per favore? Sarà lì fra poco. Grazie. Il piacere è tutto mio. Posso avere quella lettera? Eccola. Quell'uomo non ha detto come si chiamava? No, era molto nervoso. Interessante. Grazie. Sono innocente. Vediamoci al Pont des Invalides stasera alle 11. Per favore non chiamare la polizia. Jack Dupree. Andrò all'appuntamento. Dopotutto potrebbe davvero essere innocente. Questa lettera non sembra scritta da un serial killer. Dov'è il Pont des Invalides? Oh, piuttosto lontano da qui. Le conviene prendere un taxi? Potrebbe chiamarmene uno, per favore. Perché ora? Adesso. Lo chiamo subito. Ma voi americani non cenate mai? Me ne ero completamente dimenticata. Morirà di fame. Prometto che mangerò appena torno. La prendo in parola. Ci sono delle caffetterie in stile primo novecento nei dintorni. Si vuole sperimentare l'atmosfera della vecchia Montmartre, vada alla Pain Agile. Il La Pain Agile? Non è un locale dell'epoca decadente della Bohème? Sì, il cabaret è stato immortalato in vari dipinti da clienti abituali come Pablo Picasso e Utrillo. Sì, ora mi ricordo. È quell'edificio caratteristico all'angolo di una stradina in salita? Sì, proprio quello. Lì potrà ascoltare vecchie chansons parisiennes in un'atmosfera straordinaria. Glielo consiglio vivamente. Grazie, è tutto. Spedite. Ora ci penseranno i nostri esperti a studiare le foto. Devo cambiarmi. Non voglio girare per Parigi in giacca e cravatta. Di jeans e la mia giacca preferita. Così starò più comoda. Ho bisogno del tuo aiuto. Dovresti costituirti, andare alla polizia. Sono un americano come te. Informerò il console. Avrai un avvocato e potrai contattare la tua famiglia. Ci sono dentro fino al collo. Qualcuno sta cercando di incastrarmi. Perché dovrei crederti? Le lettere.
Tutto è cominciato con quelle dannate lettere che ho ricevuto a New Orleans. La polizia ne terrà sicuramente conto. Io non posso aiutarti. Devi vederle. Le ho nascoste nel mio appartamento.